Attenzione. Attenzione. Tornano inaspettatamente. All'improvviso uno stenico. The second coming. È già la seconda volta che torniamo. Come disse Cicciolina. Come disse Cicciolina. The second coming. Beh, bentornati ragazzi, siamo di nuovo qua sul canale di Stenito. Finalmente, perché io, Stefano, sono andato a casa di Nico che si è trasferito a 200 km e io sono andato a casa sua e, a parte fare matematica con lui, stiamo anche registrando. Lasciamo perdere, se qualcuno ha informative su derivate, frazioni, esatto, aiuto, perché abbiamo gli esami. Esatto. Sì, non, e in più il ritardo, perché insomma l'età è una certa. Quindi sì, non è... purtroppo no, per chi l'età sta in tombe, i bastoni, esatto, me li stanno già per regalare il Natale. Esatto. Ragazzi, comunque... abbiamo deciso di fare questo. Esatto. Esatto, fare questo, cioè di vederci almeno una volta ogni tot, fare tutto un gioco di un fiato e buttarvelo lì. Vediamo. Come disse Rocco, te lo, sì, butto lì. Te lo butto lì e, esatto, poi, e poi, sì, voi non potete vedere il simbolo. Comunque vai, allora, che... sigla 3, 2, 1. Vai con la sigla. Adesso torniamo. No, non era questa la sigla. 3, 2, 1, sigla. Bentornati. Bentornati amici esageratissimi, oh, io sono Nico. Io sono Ste. Oh. E oggi... finalmente. Iniziamo... Si riparte con The Evil Within, perché abbiamo detto come ripartire, ma sì, con un altro gioco dove ci caghiamo sotto. Sì. Se no non siamo noi. Sì, noi ci caghiamo... fidati. Sì, io ci... Allora, io farei premi qualsiasi pulsante. Okay. Ho premuto start nel dubbio. Perfetto. Caricamento dati profilo. Sì. Va bene, ok. Allora, non l'abbiamo mai fatto, quindi. Sì, io direi di mettere, vabbè, i dialoghi in italiano e tutto in italiano. I sottotitoli li metterei. I sottotitoli li mettiamo. Automatico, va, mostra, bene, tutorial, perché siamo ignoranti. Esatto, non abbiamo mai fatto. Non c'è tipo difficoltà. Difficoltà mongolo. Io difficoltà direi, ragazzi, che c'è proprio il minimo indispensabile, perché sennò non andremo mai più avanti. E non lo so, magari dopo, dai. Vediamo se c'è un'impostazione. Allora, nuova partita. Okay. Nuova partita. Luminosità. Luminosità. A malapena il segno al centro. Io non so quanto possa venire poi nella registrazione. Si diciamo. È mosso, vabbè, vai, non ti preoccupare. Cosa si è mosso? Si è mossa, non so... 40, non lo la sedia rotta. Allora, ha deciso che lo dobbiamo mettere dispari. 43. Ok, dispari, va bene. Quindi va bene. Oh, difficoltà inesperto. Ignorante. Per i deboli e timorosi, mira automatica, va bene. Sì, perché noi siamo ignoranti. Ma, okay. Allora, c'è già roba morta. I comandi per Kovacevic possono essere modificati in nuove opzioni. Okay. Allora, io ho visto il gameplay. No, io non l'ho mai visto. Il gioco è bello, si muove. Sì. E beh, c'è il caricamento. E quindi si muove un cadavere. Eh sì, e più si carica e più si apre il cadavere. Quindi inizia il gioco che vediamo il morto. No, no, no. Cioè, allora, The Evil Within, per chi l'ha già seguito. 1199, serve copertura, codice 3D, commenta l'ho. Ma gli piace. Serve copertura perché piove. Piove, giustamente, se non c'è gli ombrelli. Oh. Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave. Noi... una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. E allora abbiamo sbagliato il gioco. Quello era Ghostbusters. I pazienti sono scomparsi. Non so scappano. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, 124, sì. Rispondete. Joseph, pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Ma cosa c'aveva in mano? Tipo centrale, il menù del sushi. Che cazzo hai in mano? Allora, è perché possiamo prenderla, è tutta la novella. Vieni, prendi tu su. Sì, qualcuno mi... Mi vibra. Oh, cazzo! Cristo! Cazzo e Cristo, due cose che ci bannano su. Esatto. Ok. Si è ritornati. Questo suono brutto che è uscito fuori. Detective Kidman, hai qualche idea? Ma perché c'è il guanti? Ancora no. Kidman sarà. Oh, non ha niente, non ho più un ginocchio. Carroia che male. Posso siamo. Si inizia bene subito. Subito bene. C'ho la rotula, che no. Quella cosula che rotula per c'ho perula. C'ho la cosula. C'ho la cosula.
La rotula, oh, quella cosula che rotula per terra. No. Qua c'è del massacro. No, cos'è? Sono morti un po'. Sono morti tutti. Ok. Niente, dal cancello in poi c'è il delirio. Cosa ne pensi? Una merda. Connelly, contatta la centrale e aggiornali. Joseph Kidman. Scusate, devo impostare una cucina che a voi non piace. Perché è standard e lo devo mettere su gioco perché sennò abbiamo dei lag. Ah, scusi. Ok, noi dovremmo essere questo John Wayne con lag? No. Ok, cammino. Ma come cazzo? Ma che corsa impressionante! Ma signori, Jacobs di The Evil Within. Esatto. Posso cliccare e fare? No. No. Niente. Si corre da una parte e dall'altra. Soprattutto si vomita con questa telecamera. Esatto. Qua si vomita. Allora, partiamo dal presupposto. Ho una mappa. No, allora, non cominciare con le tue mappe, per favore, perché... Allora, la corsa di questo tizio è imbarazzante. No, lì c'è un portatile. C'è un portatile, che con quello che costa lo sinceramente... Allora, qua, vabbè. E questa con nonchalance. Ma posso parlare? Ma poi guarda che... Guarda, signora, sta piovendo in una maniera delirante. C'è questi tacchi sul lavoro, però, cioè, non è che proprio sia... Attenzione. Il tacchetto... Modello sul... Giuditta. Esatto, il tacchetto sul lavoro, voglio dire, non attenzione. È che... Attenzione, abbia pazienza, ma se complimenti per il culo comunque. Esatto. Ma cavolo, fammi vedere anche tu il tuo outfit. No. Comunque vorrei dire che noi corriamo perché sta correndo, loro non gliene strafrega una minchia, come se ci fosse 42 gradi. Via. Che faccio? Faccio entro. Devo cliccare? Vado. Niente. Entro. C'ho i capelli pomatati? Niente, fa da solo. Oh. Che dentro è giorno. Sì. Bene. Stiamo dentro non piove. Vai. Cioè, questo c'è il pistolone e noi non abbiamo niente. Minchia, che casino. Noi andiamo a controllare, non far passare nessuno da questa porta. Forse ma nessuno chi? Con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Ci siete voi due, quello là che era in macchina e c'aveva mal di testa. Istituto di igiene mentale. Classico, film horror. Ok, qua c'è del casino. Questo è morto. Sì. Vediamo gente morta, sedie a rotelle buttate. Signora infermiera, lei non l'ha presa benissimo questa cosa. Sentito qualcosa? C'è casino. Madonna, è carneficina. Madonna, ragazzi. Cioè, ma sono morti tutti proprio, ma anche male. Cioè, ma sono morti voi. Attenzione. Vai, ce n'è uno vivo. E mentre lui... calpesti gente. Tu. Sì, scusi. Okay. Ma lei è caduto, fa? È caduto. Ma lei cosa fa? È caduto. E tu sei passato vicino. Ma non posso cliccare niente. Cioè, zero proprio. No. Niente. Modalità vedere, film. Oh, ok. Questo è vivo. Eccolo. Eccolo. È ferito. Cosa è successo? Non può essere. Impossibile. Rubik è... Il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik. Non è possibile, Rubik ce l'ha fatta anche questa volta. Esatto. Ma noi abbiamo un menu, cosa devo fare? Scusa. Ma poi è il cubo di Rubik. Il cubo. È il cubo di Rubik. Allora, live feed, live. Attenzione. Eccoli. I nostri. Con una mira in... Lasciamo perdere. C'hanno la mira che c'ho io su COD. Ma che diavolo. Attenzione. Ottimo. Flash con le cicatrici. Esatto. Ottimo. È finito il gioco. Bello, ragazzi, bello, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo gioco. Ci vediamo al prossimo gioco. Non so se c'è anche il 2 di questo gioco. Sarà lui che è resuscita. No, secondo me il 2 è il continuo. Cioè c'è lui che si gira, blocca. Io credo che questa musica verrà. Aia, mi hanno tagliato. C'è una musica sotto, ragazzi. Molto probabilmente questo video si verrà segnalato. Forse lo togliamo. Ma lo togliamo. Tanto non monetizziamo. Siamo noi cinque che lo guardiamo, cioè noi due che registriamo e voi tre che lo state guardando. Non è vero. Che tra cui uno sono io, uno sei tu. Ok, c'è uno cattivissimo che mi guarda. Questo gli hanno messo il pinzaglio. Cioè, ma sono messo al contrario io o loro? Ah, no. Lei perché ha un pugnale? Lei perché? Ruota visuale, ruota. Cosa sta facendo l'altro? Gira che voglio vedere cosa fa. Gira. Giro di qua. Poi basta. E questo è il massimo giro. Questo credo sia il classico tutorial. Secondo me mi sa che dovrò aumentare la luminosità perché io non vedo una bene amata ceppa di me. È classicissimo, ma senta, l'ho girato, che stiamo qui tutta la serata. Nel frattempo un saluto al Sharavi che si è collegato. Ma è lui, è proprio. No. Ok,
Ma mi sta venendo un mal di testa, basta. Ok. LS. Aspetta, ah. Ah, mi sto avvicinando. Oh. Vai, 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 vai. Lo prendo, lo prendo. Ah. Come dice Cicciolino. Muoviti. No. Ma allunghi questi bracci. Ma lei al calcio in culo era una merda. Non mi voglio capire. E l'ha preso, grande. Sì, adesso? Adesso sono cazzo. Ah. Aia. Ah. Boh, siamo morti. Male male, sta craniata. Secondo me c'avrò l'infiammazione alla sciatica domani mattina, è incredibile. Non ho più le costole. Domani mattina? Quale mattina? Ma possono andarlo a uccidere qua? Io sì, andrei piano piano, già che ci siamo. Allora, scusi. Scusi, eh. Non posso fare niente, sto schiacciando i tasti, ma a parte camminare. Ma io penso che sia. Esatto. Allora, accovacciati. Aspetta. Come? RB. RB. Si accovacci, signor. Ah, devo tenerlo schiacciato. Non mi sgama questo, no? Nel frattempo. Ah, è mezzo chilo la budella! Ce l'ha. Ci sono le chiavi. Ci sono le chiavi. Chiavi, mazzi di chiavi. Mazzi di chiavi. Bla bla bla. Bla bla bla. Mazzi di chiavi. Bla bla bla. Ok, ho preso il mazzo di chiavi. E mi riaccovaccio. Nel frattempo, qua abbiamo salsicce e robe buone. Qualcuno vuole. Un... Cosa devo Guarda, fare? Io me ne andrei. Me ne andrei dove? E dov'eri, da dove sei arrivato? No, se mi ha già sgamato. Io me ne andrei. Non mi ha visto, attenzione. Anche cieco. Scusi, mi ha visto? Vai, grande! Ma niente! Oh. Praticamente gli ho toccato il pisellino, non si è okay, non si è fatto niente. Ah, ah, aia! Dove vai? Aia! E niente, abbiamo finito di giocare. Ah, ok. Ah, ok. Beh. Ah, siamo partiti. Secondo me devi. Siamo partiti che siamo morti. A volte scappare è la strategia migliore. Ma dove cazzo va? Ma dove cazzo va? Dai, figa. Figa, fai bello. Trovato qui, no, col pugnalino. Che cazzo mi fai? Fai babbone, figa. Il pugnalino, questo è stato due metri, figa. Cioè, dove vai? No, aspetta che se ne va. Prendi le chiavi. Poi ti nascondi da qualche parte qui nella camera oscura. Oscura perché siamo nei partiti, Esatto, oscura. E poi vai verso Milano 3. Milano 3. Allora, senta, se ne vai che devo prendere le chiavi, tanto io non mi ha visto. Grande, top di gamma, cazzo via. Sì, la stessa cosa di prima, ok, va bene. Okay. E dove vado? Indietro, nella sala, lì, nasconditi. Nella sala. Ma forse di qua c'è una porta, non so. Ma come corro? Ma non so, ma non mi preoccupare, tu non corro. Che mi ha visto? Secondo me mi ha visto. No, aspetta, che ne sai? Ma non vedo una beneamata ceppa. Ma qua non c'è niente? No, c'è una porta, ma non si vede nulla. Niente, roba di Mosca. Aspetta che quello lì, aspetta che torna, aspetta che... Okay. Cosa faccio? Lo infilzo, lo riprovo a infilzare. Però poi devi correre, devi andare via però. Infilzi? Ci infilzo? Provi. Vai, infilzo, vaffanculo. Eccolo. Snack. Vattene. Cazzo, e niente. Ci ho preso. Ma dove cazzo? Cioè, ho già finito di giocare, non so più dove andare. Dove se gli passi di fianco senza infilzarlo? Perché oltre ad essere cieco è pure mongolo. Sì, secondo me se gli passi di fianco non nessuno ti... Cioè, non ti vede, secondo me. Ma non c'è neanche una mappa di dire vai di là. Vabbè, io lo so, ho capito che tu hai questa cosa della mappa, che se no non ce la fai. Allora, rieccoci. Vabbè, ci proviamo, dai. Accovaccia. Allora, è fin lì. Lei se ne vada. Non picchiarlo. Finisca di fare le salsicce lì. Signor Salumiere. Se ne va, per piacere. Grazie. Ma se vai verso il grammofono, ti dice qualcosa il grammofono? No. No. Ok. Devo prendere le chiavi. Ok. È ok. Poi io aspetterei che se ne va. Cioè, aspetterei che torna lì, gli passi di fianco con nonchalance. Oppure aspetti che viene verso di qua e ti devi dare... praticamente poi gli passi vicino. Niente, lo spiamo da qua. Lo spiamo, sì. Stai nell'ombra. Ok, allora quindi o gli passi di fianco. Che non mi vede. Che ma non, dove vado? Che non ti... di là ci sarà la porta. Passa di... Secondo te non ti vede? Altrimenti aspetti che si gira e che viene verso di là e poi... Mi dici. Ma se faccio così, lei non mi ha visto, no? Io andrei... Salve, arrivederci. Ti ho visto, levati! Vuoi provare tu? Vuoi che provo io? Con RB ti abbassi.
Ma non... cioè, prendi le chiavi e poi? Poi molto probabilmente... Senti, prima di andare a prendere le chiavi, sì, fatti un giro di là per vedere se c'è una porta cliccabile. Ah, mi faccio a sto un punto. Giro, dici così, proprio... Ma RB qual è io? Questo. Questo. Guarda qua in zona se c'è, allora, tipo una porta. Allora, di qua ci sono dei muri. Qua ci sono altri muri. Io aumenterei un po' la... come si chiama? La, non vediamo una cippa. Grafica, forse. Sì. Un pochino, perché sennò... Vabbè. Allora, qua c'è gente appesa. Qua... Vedi che c'è una roba che si apre. Trrr. Sì, lì arrivano i cadaveri. Ok. Però qui c'è una porta. Ok, chiusa. Ok, abbiamo trovato dove dobbiamo mettere la porta. Dove dobbiamo mettere la porta? La porta, la porta. Abbiamo trovato le chiavi dove mettere la porta. Allora, però adesso mi hai fatto perdere tempo. Tanto secondo... sto tornando. Vabbè, prendile, scappa lì dove c'è la porta. Te ne... cazzo, e niente, quindi cosa facciamo? Se riaspettiamo che... Vado a prendere le altre salamelle, lui non capisce. Esatto, eh. Anche questo è tosto, questo. Ma secondo me se prendi le chiavi lì non ti sgama. Ah, dici proprio così, minchia, devo morire male. Sì, minchia, io gli sono passato a fianco prima. Oppure gli dai una scotennata e te ne scappi di via dalla porta. No, no, no. Non t'ha visto. Incredibile. T'ha visto. No? Non t'ha visto. E se ne va. E se ne va, così, e se ne va, attenzione. Ce ne andiamo pure noi. Signore, se ne va il nostro famigerato, non so come si chiama. Jacob. Com'è che si chiama? Jacob. Jacob. Vai. Quindi hai usato la chiave. Da lì in poi è tutto in discesa. E invece no, si sale. Eccolo. Il nostro... checkpoint! Oh, da qui in poi possiamo morire perché partiamo da qua. Esatto, salve. Prendi l'estrintore. No, niente. No, niente. L'estrintore. L'estrintore, quello che stringe il fuoco. Quindi... Il nostro amico dove è finito? Non c'è più. Sarà sotto caffetta. Cazzo. Cos'hai fatto? Non lo so. Eh no, ha già fatto il giro. Col motosega. Quindi corri. Chi si corre? Dovrei correre. Sto correndo io da solito. Ah. Muoviti. Muoviti. Niente. Dove siamo? No, t'ha affettato una coscia. Siamo già morti di nuovo. Ah. Quindi? Nel mentre. Non posso correre. Ah. Ah, non corro. Muoviti. Un affettato misto, grazie. Ah. Sì. Vabbè, finisce così. Tira su! Vabbè, grande! Culo! No! Sì! Ah, ah, devi anche evitare queste cose perché sennò ti affettano. Devo dire che siamo partiti morendo in maniera incredibile. Sì, vabbè, normale. Però che schifo! Madonna! Vabbè, siamo vivi. No, ho anche bevuto. Vabbè, quantomeno siamo vivi, dai. Sì. Più o meno, ci hanno affettato un polpaccio che non abbiamo più. Vadi, vadi. Vadi, Filini, vadi. Ok, è fin lì. Addio, addio, Franco. Franco. Vai. Ma questa è l'unica porta, forse. Con la macchiolina bianca, forse. Checkpoint. Cioè. Niente, si salva. Qua credo che tu debba andare solo dritto senza andare a, in giro a vedere se ci sono cose varie ed eventuali. Però nel mentre non vuoi andare a vedere qua dentro se c'è qualcosa. Io andrei a vedere perché giustamente mi mette una roba lì. Non c'è un cazzo. Che non serve. Benissimo, non serve a una merita. Ci metterò 6 ore. Sì, ma non stai morendo di sanguato tu, no, nel frattempo? No, no. Ma con tutto il sangue che ho preso prima. Diciamo. Ah, sì, ti sei rifocillato di sangue. No, lei è un vampiro. No, comunque no. Sembra... Qua infezioni miste. Sì. Anche senza mascherina. Esatto, riesci. Infezioni miste. Ah, adesso sì. Adesso sì. Sento già mutare la gamba in una pinna. Esatto.
Tartarughe ninja sposta. Vai a vedere quello là in fondo, sì, che dice. Sono a vedere. Scusi. Dove senta, ci presa la sedia a rotelle. L'uscita, c'è un coso. Ok. Vecchia nota delle fogne. Oltre alla porta chiusa, in fondo alle fogne c'è una scheda che diceva vecchio reparto. Si scelta attraversato, trova l'ascensore e porta all'esterno. Questa è l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere. Alla grande. Sì, top. Top di gamma. Top di gamma, cazzo. C'è un lucchetto che ovviamente non possiamo rompere. Ovviamente. Magari troviamo un altro lucchetto che non possiamo rompere. Magari poi troviamo un'accetta da qualche parte. Questa è la porta, quella famosa in fondo alle scale, forse. Questi? Figurati. No, non si aprono. Cosa fai? Cucù. Sovrani si aprono. No, posso salire oppure c'è l'altra porta di là? C'era quell'altra porta lì che non ho visto. Andrei a vederla, dai. Tutto siamo veloci. Sì, guarda con che nonchalance, con che passo felino, no, signori. C'è questa porta qua che non ho visto. E l'altra. Con quale agilità, soprattutto. Esatto. E niente. No, dobbiamo salire sulla scala. Io credo che questo all'inizio sia molto. Cioè, binario, devi seguire quello e quello devi andare. Binario? Sì, nel senso che tu devi andare per forza quella parte là. Magari qua c'è qualche bottiglia di vino. Sì, cosa te la fai? Te la metti. Ma forse vieni da qua tu. No. No, te l'ho detto io. Ah, vedi che c'era qualcosa qua che dovevo prendere. Cosa c'è? Non lo so. C'è un bidone di latta, una trave. Una seggiola. Una sedia. E adesso siediti. Su quella seggiola. E io infatti non capisco questa cosa. È solo, non so, per allungare i tempi di gioco. Sì. Dici, ah, ho finito di Heavyweight. Sì, già messo, sei. Ci ho messo 50 ore. Di cui 48 era in giro a non trovare il numero. 48 era in stanze senza niente, con nulla. Ok, va bene, andiamo. Ma comunque zoppica vistosamente lui. Ma infatti non ha avuto uno strappo al polpaccio. Esatto. quando ha provato a tirare da freddo a calcetto dopo 10 anni che non giochi, provi a tirare da freddo per il microstrappo. Sul campo di merda, esatto. Febbraio con meno 2. Esatto, fai il microstrappo e dici porca troia. Con quale agilità? What agility? Spider-Man te spiccia a casa proprio. Esatto. E niente, ce la raccontiamo mentre che lui finisce di salire dalle fogne. Esatto. Allora, come sta? Oh, attenzione, un computer, un cristiano e un tombino, una barzelletta. Qua c'è una roba, fai l'allarme, allora, aspetta. Lì devi cliccare. Sì, però prima qui devi amputare. Nota del quale all'inizio test STEM funziona, attenzione ad onde cerebrali con perdite termine, l'esperimento procede. Anomalia che non conosce soggetto, la persona che annota i dati afferma di sentirsi male e poi entra in coma per ragioni sconosciute. Dottore, ora dispegni uno STEM. Che cazzo è lo STEM? È dopo lo STEM. Esatto. Il personale lamenta nausea e i presenti perdono conoscenza l'uno dopo l'altro. Chi è ancora in sé prova a fuggire all'ospedale, ma per quello che si sta ci sia, lo STEM dovrebbe essere spento. Ma le onde cerebrali del soggetto sono ancora in sintonia con quelle da ponte. Lui. Quell'uomo è apparso. Sarà stato quella specie di Velociraptor vestito da cristiano. Allora, vediamo qui. Questo devo girare le manopole? No, è tutto zero. Ah, andiamo qua. E niente, via. Come riallungare i tempi di gioco. Esatto, altro checkpoint. Niente, si viaggia su una gamba solo. Entriamo in posti dove ci sono letti, dove non c'è più gente. Una bottiglia, una grappetta. Una grappettina. Faccio un grappino. Mi faccio un grappino dolce. Ok, cosa c'è di qua? Un archivio. Schedario. Schedario. Schedario a caso. Oh, oddio. Zio, ragazzi, aiutatemi. Guardate come zoppico. Zoppico. Parole forti. Tieni premuto. Ah, ti stanno cercando? Io mi abbasserei. Insinuati in un armadio, in una cassetta, perché se quello entra ti... un armadietto. Eccolo, RB. E via. Minchia, ci sta cercando in maniera aggressivissima. Esageratissimo. Madonna. Gli siamo passati sopra il naso. Finirà la benzina dentro quel motosega. E invece... invece c'è la ricarica e ha energia solare. Esatto. Dov'è il sole qua? Non ci siamo. Vabbè, la tengono di giorno, la tengono fuori. Veramente via. Niente, affetta scrivania. Affetta scrivania.
Oh cazzo. No. Questo armadietto è brutto. C'è nessuno in questo armadietto. Ah. Sei uscito? Eh sì, perché mi ha aperto la porta. Ma chi? Lui. Devo rientrare di nuovo. Ma non lo so. Io lo sento che è andato verso destra. Vabbè, dai, usciamo, dai, mascolo. Ok. Tanto quindi c'è il checkpoint. Gli andiamo appresso. Seguiamolo, nel dubbio. Icona di consapevolezza del nemico. Prossimità, un nemico vicino a te. Un nemico ti ha individuato. Quando il nemico ti ha ricevuto la curiosità. Okay. Non ci ha visto. Ma secondo me ti vedrà. Si è girato? No. Vai ad affettare dietro a quella tenda. Ho visto un topolino. Bravo. Vai, mo devi passare. Che non ti vede. Vai Paolino, vai. Vai Giacobino. Vai, tutto il robo bello. No, ma va. Se no ti fa anche l'altro polpaccio. Esatto. Secondo me ti devi sporgere. Ti devi andare a mettere. Attenzione. Ma che sta prendendo per il culo, uè. Vai di là, a destra, ripassa per quella porta che adesso hai girato. Signori, non mi ha visto. Ci stiamo passando dietro. E se ne va. E se ne va. Secondo me ti devi mettere dentro l'armadietto. Vedrai. Perché adesso lui esce di là. Si fa la sua sfuriata e se ne va. Allegramente. Non lo so. Prova ad uscire. No, aspetta che sta andando a segare roba in giro. Ma poi dove devo andare? Ma che ne so, cioè secondo me devi entrare dentro e gigioneggiarlo. Minchia, male così. Beh, che faccio? Esco. Prova. Faccio lascio? Che faccio? Sono 200 e lascio, vado. Allora. Affacciati da qua. Dov'è lui? È lì. È lì. Se ne andrà. Se ne sta andando. Anche perché io sono fermo. Niente, resta nei paraggi. Senti, secondo me devi passare in quel cunicolo lì. Sì. Ah, mo vedi che tira giù se scatola adesso. Non lo vedo più. Neanche lui. Sta aprendo la porta? No. E io devo andare verso di lui, solo che adesso non so, andrà di qua. Aspetta, forse ti apre quel. Se ti metti dietro al sipario non ti vede. Eccolo, t'ha aperto il varco dall'altra parte, quindi appena lui se ne va di là. No, attenzione. Così, e se ne va, zoppicando. La visuale sul tipo? Non la possiamo mettere. No. T'ha visto. Male, siamo morti. Ha visto malissimo. Una bottiglia che ti prende. E ci ha affettato anche questa volta. Aia, sei cattivo. No, ti voglio male. No, qua non potrei mai andare. Ah, perché me lo deve togliere lui. C'è tutte queste robe qua. Attenzione, passa. Attenzione, all'improvviso se ne va. All'improvviso, uno sconosciuto. Se ne va, non lo vede. Sì, mi sta vedendo malissimo anche. Adesso non ti vede più. No, ti sei andato a mettere in un cunicolo dove la morte ti attende. Invece no. Apre la porta. Con una bottiglia. Mamma mia. Checkpoint in una maniera. Non si può chiudere la porta? No, devi. Non ti vede più. Sì, un cane. Se ne vada. Si muova. Scarrozzi. Scavicchi ma non apre. Attenzione, l'agilità. L'agilità di un verme nel lago. Ti siamo morti, per favore. Muoviti, l'ascensore. Niente. Non ce la farò mai. No. Che culo. Signori e signori, che premio Nobel. Culo. Premio Nobel alla corsa. No. Premio Nobel. Che culo, Nico. Che culo. Questo, minchia, che giornata di merda. Una giornata di merda. Già però. Fuori pioveva. Esatto. Ma quasi quasi era meglio la pioggia. Una sputazzata. La sputazzata. Cazzo, cosa vuole fare? Allora. Una sigaretta? No, anche le sigarette bagnate. Secondo te? Cioè, secondo te ci sono le sigarette ancora? Sei incaduto nel sangue più totale. Era il prologo questo? Sì, questo è il prologo. Ci sono, c'è dell'erba che gira in modo strano.
a Tango Gameworks Productions. Sarà segnato a copyright, come se non ci fosse domani questa musica. Ma che te ne frega, mica. Itaru Yokoyama. La musica è questa, sentendo di Masafumi Tanaka. Già sei Nakamura, quello che batteva le punizioni. Esatto, a lui. Tanto e tanto tempo fa. Attenzione. Questo deve essere il marito di qualcuno. Questa famiglia. Si brucia. Deve essere lui il cornutazzo. Esatto. Niente, David Within inizia così. Inizia così, David Within. Siamo anche arrivati. Vabbè, detto fatto, ragazzi, io direi che con questo primo episodio così. Così proprio al brucio. Al brucio, lanciato lì dopo un anno che non sentiamo. Direi che è buono. Tieni, ti do il joypad. Perché stiamo per registrare anche l'altra seconda puntata, quindi esatto. Uscirà anche questa. Uscirà. Quindi ragazzi, porta. Noi vi ringraziamo per averci seguito anche quando non siamo stati presenti. Speriamo di trovare una soluzione per potervi portare più contenuti possibili, anche una settimana, perché no, due settimane, vediamo che cosa si riesce a fare. Per questa volta registreremo qualche puntata e poi appena possiamo ci rivedremo. Esatto. Quindi ragazzi, un saluto a tutto il mondo, sarà più abituata. Esatto. Allora ci vediamo Mitch dentro questo nuovo video, dentro questo nuovo video perché fuori non ci potete sentire, non ci potete stare. Dentro il video sì. Ho capito. Quindi un saluto da me, che sono quello della parte di giù. Esatto. E un saluto da Ste, che è della parte di su. Ciao ragazzi.